La sigla, questa è la sigla. C'è la sigla, la sigla. Mi è stato chiesto di fare l'intervento martire, come suol dirsi. Come sapete, io non faccio parte di SEL dal 23 dicembre del 2012, allora scrissi una lunga lettera inquivendola alla quale aspetto ancora una risposta. E fu una scelta puramente individuale, alcuni la considerano un po' presuntuosa, ma insomma ognuno la consideri come vuole, ma era motivata da un fatto preciso e non credo che la storia successiva mi abbia dato torto, e cioè per me era letale l'adesione al manifesto Italia Bene Comune, che concludeva con il primo punto, con l'accettazione dei trattati internazionali, ovviamente fin tanto che non venissero modificati, e vorrei vedere, nessuno ci chiede di aderire al trattato di Vestfalia, essendo stato ampiamente superato, ma si trattava evidentemente di tutti i trattati, da Maastricht a Fiscal Compact, contro i quali poi si è mobilitata la stessa SEL contro i quali abbiamo costruito la lista SIP. Con la lista Tsipras noi abbiamo ottenuto un risultato modesto ma significativo, perché ha invertito una tendenza alla sconfitta. Solo che adesso cominciano i guai, secondo me con un felice vocabolo, una commentatrice politica ha definito lo stato psicopolitico, adesso vanno di moda queste parole, della sinistra, cioè di noi, come agorafobia, cioè paura degli spazi aperti, il contrario di claustrofobia. E in effetti così è. Noi, a seguito dei movimenti altrui, avremo di fronte un'autostrada, solamente che per mancanza di uno strumento adatto per percorrerla ci comportiamo come se fossimo su un autoscontro, e cioè in un perimetro chiuso andando l'uno contro gli altri. C'è una grande confusione, io lo vedo dentro la lista Tsipras, ho qualche pessimismo rispetto al fatto che l'assemblea del 19 possa sciogliere tutti i nodi, tuttavia vi dobbiamo partecipare con passione ed entusiasmo, dando il meglio di noi se ci si riesce. Quando però si nota un livello di confusione, forse, ma questo può essere un caso, diciamo così, derivante dalla mia formazione antica, troppo antica per essere ancora valida nel mondo moderno, conviene rifarsi, diciamo così, all'analisi del quadro. Io volevo sottolineare due punti rispetto alle cose su cui sostanzialmente concordo, che ha detto prima Mentrace, e che tuttavia ribadisco, perché sono fenomeni complessi e quindi ci dobbiamo tornare sopra per cogliere anche le sfumature. La prima questione a cui vorrei rispondere: qual è il quadro che le elezioni europee ci danno dell'Europa che noi abbiamo definito essere il terreno migliore, più propizio per lo sviluppo della lotta sociale nella contemporaneità? C'è un elemento su cui io insisto molto, e cioè che le previsioni fatte sono state sostanzialmente smentite, eppure vi si insiste ancora molto. Non è cioè vero che questo voto europeo ha segnato la vittoria travolgente dei populismi di destra, e non è neppure vero che l'astensionismo sia stato il principale agente di questo voto europeo. I dati, se uno li vuole leggere, confermano esattamente il contrario. Per la prima volta da quando si vota nelle elezioni europee, il dato delle elezioni europee indica una battuta d'arresto delle astensioni, anzi un leggero incremento della partecipazione, seppure solamente di un decimale. Siamo noi in Italia, con un calo del 6-7%, che è spaventoso,
a essere un fatto che rispetto alla media fa eccezione, e questo è un elemento specifico della situazione italiana che va tenuto ben presente. Per il resto, malgrado l'avanzata dei populismi, particolarmente evidente nel caso francese, la sconfitta storica della socialdemocrazia europea e quella un po' meno consistente e un po' meno storica del Partito Popolare, il quadro che emerge rimane essere quello delle cosiddette larghe intese che noi avevamo largamente previsto prima dell'esito elettorale, con una novità che io considero essenziale, che bisogna indagare, cioè a causa della vittoria, questo è il punto, della Marine Le Pen in Francia e del crollo di Hollande, il duopolio su cui si era basata l'Unione Europea che noi conosciamo da Maastricht in poi, Francia-Germania, è finito, o quantomeno per la situazione attuale non esiste più. Questo duopolio può essere sostituito o la Germania rimane da sola? La tendenza che ci interessa cogliere è esattamente questa. Renzi, la proiezione internazionale di Renzi, sta giocando la carta di sostituirsi alla Francia, questa è l'ambizione del soggetto, nel costruire un duopolio non più basato su Francia e Germania, ma su Germania e Italia. Molto più debole del duopolio precedente, ovviamente, ma fu sempre un disegno politico. Questo disegno politico però va letto anche dal punto di vista sociale. Se guardiamo allo scontro interno ai tedeschi, che non sono un monolite come noi spesso li vediamo, ma sono una società politica molto vivace e in cui si discute molto di più e molto meglio che nel nostro paese. Ad esempio, uno può sputare nel piatto, come faccio io, dell'accordo socialdemocratici CDU, ma non può dimenticare che quello è stato preceduto da accordi veri e anche sostanziosi, come dimostra il salario minimo orario, che io tanto desidererei anche nel nostro paese, portato a 8,5 euro, e altre cose come la diminuzione dell'età pensionabile. Quindi, pur all'interno di un quadro di larghe intese, le cose sono ben diverse che non parole al vento, come nel caso italiano. Ora, lo scontro interno alla Germania, io lo leggo essenzialmente come un scontro tra un'ala marcatamente legata a quella che è effettivamente la matrice del successo tedesco, cioè essere paese esportatore, essere il centro di un sistema produttivo allargato di cui l'Italia settentrionale sta diventando o è già da tempo, per questo che il duopolio Italia-Germania non è solo l'ambizione di un esaltato fiorentino, un elemento consistente. Si pensi alla integrazione nel sistema delle piccole e medie imprese in parte della Lombardia, ma soprattutto dell'Emilia Romagna, dentro il sistema manifatturiero metalmeccanico allargato della Germania, e la sua dimensione, diciamo così, finanziaria. Lo scontro quindi tra Schwab e la Merkel, tra un'apparente, qui è più apparenza che sostanza, disponibilità della Merkel a orecchiare la parola flessibilità in termini di rispetto degli accordi internazionali finanziari, e una rigidità da parte della BUPA, cioè della Bundesbank, e da parte del ministro delle finanze pubbliche. Vedremo come andrà avanti questa questione, ma ho l'impressione che questa questione sovraordinerà l'andamento della situazione italiana. Alcuni, tra cui il nostro eurodeputato Curcio Maltese, pensa che Renzi si giocherà la carta delle elezioni anticipate del 2015, non escludo questa ipotesi. Personalmente, attualmente, non credo che ci sia alcun elemento analitico
che la renda più probabile di altre, ma comunque non dipenderà solamente da Renzi, di questo sono assolutamente certo. Un altro elemento importante naturalmente riguarda l'avanzamento della sinistra, sinistra. Questo è il punto, non solo in termini di eurodeputati, ma dal punto di vista della qualità delle esperienze che si sono espresse. Di Sirisa abbiamo già detto, l'esperienza più stupefacente, più interessante perché più nuova, non perché gli uni siano più bravi e più intelligenti degli altri, sicuramente è quella di Podemos, perché in sostanza vede in termini e in tempi molto brevi la trasformazione di un movimento di opposizione sociale in un movimento politico tout court che si sa dare una propria rappresentanza politica. Spezza cioè la frattura tra l'autonomia del politico, la reciproca frattura tra l'autonomia del politico e l'autonomia del sociale, il che secondo me dà un'indicazione decisiva su quello che noi dobbiamo fare nei prossimi mesi. Per quanto riguarda il nostro voto italiano, sono d'accordo con quello che dice Mentrestra. Noi abbiamo un buon insediamento tra i giovani acculturati, un insediamento significativo tra i giovani non solo studentato ma anche precariato, da non buttare via. Abbiamo un voto di appartenenza che, malgrado ciò che dicono i garanti, non è da buttare via, perché senza Rifondazione, senza Sello, lo prenderò fino alla noia, non si sarebbe arrivato né alla raccolta delle firme né a questo risultato. E questo era evidente a tutti quelli che volessero guardare la realtà senza fare occhi ideologici, però non è, diciamo così, una quantità enorme. E poi c'è un voto di opinione, un voto che ci può essere sottratto, diciamo così, a seconda delle mosse che facciamo. E le mosse che abbiamo fatto dalla costituzione del gruppo parlamentare in poi fino adesso non sono certo quelle che ci creano attorno molta simpatia. Ma in ogni caso manca il voto popolare. Questo è il punto evidente. Non dico insediamento, che è un'altra cosa, manca proprio il voto popolare, che è, diciamo così, la manifestazione escrescente di un insediamento sociale che non esiste. E allora è da qui che noi dobbiamo partire, ma il secondo punto è l'analisi del PD. Chi dice, sono d'accordo con Mentrestra, che il PD è uguale alla Democrazia Cristiana, dice una sciocchezza senza precedenti. Non conosce la storia della Democrazia Cristiana, non dico che non conosca quella del PD perché ancora si deve fare, ma certamente non conosce la storia della Democrazia Cristiana, la quale si basava su elementi che nel PD non esistono. Prima di tutto la sottovalutata fede religiosa che diventa una ideologia della dottrina sociale della Chiesa, e noi trascuriamo come se fossero cose immateriali, incidenti nella storia che invece hanno avuto un'incidenza enorme. Secondo, il potente insediamento popolare della Democrazia Cristiana, la sua articolazione territoriale anche attraverso il sistema parrocchiale. Terzo, diciamo così, la sua capacità di mediazione politica che fondava la propria forza su il ruolo propulsivo di ceti socialmente definibili allora come intermedi, ma anche con un insediamento operaio e proletario considerevole. Tutti questi elementi, non ce n'è uno che ci sia nel Partito Democratico, non ce n'è uno. Il Partito Democratico è un partito che gli studiosi di sociologia degli anni 80, quando si studiava anche noi giovani, adesso purtroppo non si fa più, come Otto Kirchheimer ed altri, definivano con un linguaggio inglese il partito che ciò piglia tutto, non piglia tutti, al singolare, piglia tutti, cioè qualcosa di più mostruoso e peggiore dell'interclassismo democristiano, che era pur sempre una mediazione del politico rispetto alle classi sociali. Piglia tutto, cioè piglia sostanzialmente qualunque cosa garantisca l'autonomia del politico e la forza del potere, cui è funzionale naturalmente una modificazione delle regole istituzionali e della Costituzione. Noi non siamo di fronte ad una legge che dà il premio di maggioranza, noi siamo di fronte ad una legge che dà il premio di minoranza, bisognerebbe dirle queste cose. La legge Tuffa, contro i quali i miei maestri
quando entrai nel PC mi facevano una capa tanta dicendo che era una grande vittoria popolare, che Togliatti fece così quando quelli non arrivavano, però si basava sul 51% che la Democrazia Cristiana avrebbe dovuto raggiungere. A quel punto semanticamente scattava un premio di maggioranza, perché la maggioranza era già data. Qui semanticamente scatta un premio di minoranza, ma quello che ha la minoranza più alta rispetto ad altre minoranze diventa improvvisamente maggioranza. Siamo a un stravolgimento totale della democrazia rappresentativa. Non parliamo della questione del Senato, anche perché essendo io monocameralista non sono d'accordo praticamente con nessuno in questa partita, ma insomma un Senato così non elettivo, a parte che rende le elezioni regionali un'altra cosa rispetto a quelle che erano prima, perché diventa un trampolino di lancio per il Senato. Per cui, caro Mentrasti, è inutile dire che cazzo facciamo per le regionali o meno, perché noi possiamo anche decidere, come lista Tsipras, dovremmo anche decidere di non andarci alle regionali. Voglio dirlo in partenza, perché il problema non è il PD e il non PD, cosa facciamo col PD, il problema è che cosa sono l'istituto regione in Italia, che cosa è diventato, che cosa è realmente, ed è in base a questo che si decide casomai se partecipare e come partecipare alle elezioni regionali, non se il PD è talmente brutto per cui non ci si può camminare insieme neanche un tratto, oppure se invece a livello regionale è bravo mentre a livello nazionale è cattivo. La discussione vera è su questo, e questa discussione non è stata ancora fatta e non la fa nessuno, e ho idea invece che bisognerebbe farlo, domandarsi che cosa ha rappresentato l'Istituto Regione attraverso i suoi decenni in Italia e se è vero o invece non è vero che esso ha rappresentato un ampliamento reale della democrazia. Questo mi pare un punto essenziale. Ora però questo sistema che Renzi sta mettendo in piedi è un sistema, e qui introduco un punto evidentemente in discussione, invulnerabile, tale cioè che è aggredibile solamente da processi, il mio Bertinotti li chiama rivolta, altri potrebbero parlare dal basso, altri potrebbero dire, ma insomma abbiamo capito, solo di tipo movimentale, o invece rappresenta ed ha degli elementi di vulnerabilità. Io credo che accanto all'analisi della trasformazione della democrazia in regime tendenziale dobbiamo mettere in luce anche gli elementi di difficoltà. A me ha colpito molto, non so a voi, la vicenda Maserati, ma mi ha colpito in positivo, non in negativo. Cioè qui tutti dicono, ah, Marchionne ha saltato la mediazione del sindacato, e dico meno male che l'ha fatto con questo sindacato così, se dovessi dirvela fuori dai tempi, non la direi così in un comizio, tra amici e compagni e per brevità la dico così. Il punto essenziale che non si coglie, caro Tosini, sì, il punto essenziale te, che non si toglie è la vulnerabilità del sistema, cioè quando uno sciopero di un'ora indetto dalla Fiori mette in preoccupazione una multinazionale la cui testa è stata spostata dall'Italia all'America perché incide sulla produzione dei due modelli automobilistici di fascia alta, che il mercato in questo momento di fascia alta è l'unico disponibile ad accogliere, quello è il dato a cui guardare essenzialmente. Poi naturalmente se il problema del superamento del sindacato è ciò che questo comporta dal punto di vista del sistema delle relazioni sociali, ma dal punto di vista del fatto in sé rappresenta finalmente il fatto che il conflitto, lo sciopero paga, e in termini concreti e saltando anche alcune mediazioni. L'altro elemento è la questione della riforma in atto. Ora noi possiamo fare tutte le manifestazioni che vogliamo, guardiamoci nella palla degli occhi seriamente, e la faremo martedì mattina, mi auguro di non essere ancora in 19, come ai tempi dell'articolo 81 del bilancio, che la polizia ci prese e ci spostò, e io facevo il comizio sull'articolo 81, e una signora, visto che passava a corso Rinascimento, passa l'autobus 81, mi dice, c'hai ragione, perché quell'autobus lì non passa mai. Ma guardi che sto parlando dell'articolo della Costituzione, non fa niente, bravo, 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 e se ne è andato. Speriamo di non essere così, seppure in piazza delle 5 lune, poi cercheremo di forzare l'orco dei carabinieri, non ci riusciremo, insomma, di cacciara,
martedì mattina facciamo un po' di presenza, se possibile, davanti al Senato, ma il punto essenziale è se, e qui i numeri pencolano sulla base delle mie informazioni, la minoranza interna al PD e quegli altri che non sono del PD, che sono contrari a questo processo, ognuno con le proprie ragioni, riescono o non riescono a abbassare il quorum di votazione al di sotto dei due terzi. Abbassare il quorum di votazione al di sotto dei due terzi, anche se siamo in prima lettura, vuol dire andare al referendum confermativo, non c'è bisogno di convocarlo. E andare al referendum confermativo non è affatto detto che lo si vinca, ma significa avere l'agibilità anche dal punto di vista istituzionale e dei mezzi per condurre una battaglia aperta nel paese sul tema della democrazia. Altre soluzioni, francamente, non le vedo, poi ci possono essere altri incidenti di percorso nel corso della discussione parlamentare, ma questo è importante. Quindi ci sono due elementi di fragilità. Dentro questi due elementi di fragilità, appunto, ci sta però la nostra agorafobia. Io ho usato il termine processo costituente, io non ne conosco altri. Se qualcuno è più intelligente e ne tira fuori un altro, io dico chapeau. Ma di fronte al fatto della disgregazione della sinistra e della sua inesistenza al di là del 4,03% come forza politica organizzata, e infatti non appare, non dice, non parla, perché non c'è nessuno che ha l'autorevolezza politica per dire, per parlare. Ci sono mille mail, mille posizioni, come le onde delle radio di un tempo. Tu ne creavi una e ne occultavi un'altra e non si sente un'altra voce, perché ovviamente manca un gruppo dirigente. Ora, per me l'essenza di un'organizzazione, che voi la chiamate partito, che voi la chiamate partita, che voi la chiamate Povera Sinisa, che voi la chiamate Podemos, è una soltanto: la formazione di un gruppo dirigente sufficientemente articolato, con un background culturale non identico ma convergente, e con una capacità di un sentire comune e di una elaborazione politica che permetta di stare sul pezzo ogni volta che ce n'è di bisogno, perché questo è il punto, è capace di esprimerlo attraverso il sistema mediatico queste sue idee. Ora, noi siamo in una fase precedente alla fase costituente, siamo nella fase della destrutturazione delle forze politiche esistenti. Ben venga a mio parere questa destrutturazione, perché è l'unica condizione. Io non so come usciremo dal 19, ma come la vedo io, se non vogliamo che il rappresentante, cioè il gruppo europeo parlamentare, rimanga senza rappresentato, cioè senza un punto di riferimento organizzato che lo governi, e non che succeda il contrario, che gli europarlamentari governino il rappresentato, perché non si è mai visto da nessuna parte del mondo e non si vedrà neanche questa volta, bisogna che ci diamo da fare. Il processo è lungo, il processo non è breve, auguriamoci che la strada sia lunga, come direbbe Cavafis e Bertinotti, auguriamoci tutto quello che vogliamo, ma bisogna che cominciamo però, perché se non cominciamo è inutile dire lungo, breve, precipitiamo, non precipitiamo, che discorsi sono? Se decidiamo che abbiamo bisogno, poi probabilmente c'è anche una teoria contraria, l'autonomia del sociale. Il politico non esiste più, questa teoria è in campo nel dibattito internazionale, anche se non mi pare né molto forte né molto intelligente, però uno sposa quella e buonanotte ai suonatori, non si pone più il problema di una rappresentanza politica. Ma se ci si pone il problema di una rappresentanza politica, il problema di un processo costituente va avviato. Ora, noi sappiamo, grazie a Podemos e Syriza, esperienze da loro diversissime, quasi opposte, che nel sociale esiste più politicizzazione di quanto esista socializzazione nel politico, e che quindi il processo è di ibridazione, non esiste nessun nucleo d'acciaio, ALBA sicuramente non lo è, mi fa ridere se pensa di esserlo, non lo sarà neanche la lista Tsipras nel suo complesso, però esiste un processo di formazione. Il programma non sono solamente 10 punti, anche quello lungo che abbiamo fatto, e quel programma non è che l'ho scritto io e basta, anche se materialmente l'ho scritto, ma deriva dal confronto con Rifondazione, con SEL, con ALBA, con genti disperse, anche se
raggruppate in poco numero, è un precipitato di un pensare comune trasversale della sinistra. È poco, può darsi, però da lì si può ricominciare. Non è impossibile trovare l'intesa sugli obiettivi politici, davvero non è impossibile, a condizione che ognuno non pensi che il proprio angolo di visuale, che sia la TAP, che sia il Teatro Valle, che sia il sindacato, non ha importanza, diventi universale. Se si elimina questa maledetta condizione, che è tanto degli istituzionalisti quanto dei movimentisti, che la propria esperienza particolare diventa il punto di partenza della visione universale del mondo, forse ce la facciamo, forse ce la facciamo. E questo secondo me dobbiamo fare in un processo che veda non l'annullamento dei partiti, ma una devoluzione di potere e di, come dire, responsabilità a un organismo comune, quello che io spero possa uscire fuori dall'assemblea del 19, e se non esce sarà duro superare il generale Agosto, che solitamente scioglie, diciamo così, nevi ghiacciai ben più solidi di quelli che noi rappresentiamo. Una lenta e progressiva devoluzione, una testa, un voto, diceva Mentrà, io preferirei tentare un'altra strada, però non è detto che sia quella giusta, perché meccanismi precostituiti non esistono nella formazione dei gruppi dirigenti, sono tutti originari, perché siccome derivano da un atto di coraggio, coraggio vuol dire assunzione di responsabilità al di là di ciò che la vita comune ti pretende di fare, e il coraggio è sempre originale, per definizione direi intrinseca, quindi i modelli sono sempre esposti. Quando vincono e si affermano, vengono codificati, uno dice c'è il modello Syriza, c'è il modello Podemos, ma all'inizio Syriza non aveva un modello e nemmeno quelli di Podemos avevano un modello. Sono andati non a caso, ma ragionando sui vari passi. Così dovremmo fare, io credo, noi sostanzialmente, per poter arrivare alla costruzione di quel rappresentato che ci permetterà poi di discutere i vari passi che dovremmo fare dal punto di vista politico e dal punto di vista elettorale. Grazie del tempo che mi avete concesso.